Io intanto mi presento, sono Gioco Cavagalotti, sono Senior Sales di Artec e sono particolarmente specializzato sulle proposizioni legate al mondo Red Hat e in generale al mondo open source, e oggi vi voglio presentare, anzi introduco soltanto, per poi ve lo presenteranno direttamente diretti interessati di Inail, un progetto che ci vede coinvolti per le componenti tecnologiche. Introduco brevemente Partec. Partec è una software infrastructure system integrator, è specializzato su prodotti e servizi legati alla business intelligence, alle infrastrutture IT e alle soluzioni verticali per il mercato finance. Siamo specializzati in appunto servizi professionali che sono altamente qualificati e soluzioni che cross market che permettono di risolvere molti dei problemi, delle problematiche, delle necessità dei nostri clienti. Ci caratterizziamo però principalmente per il rispetto degli standard e soprattutto per l'adozione e la proposizione di soluzioni open source. Infatti è solo con le soluzioni open source che i clienti riescono a governare e a poi mantenere all'interno delle proprie enterprise l'ownership delle loro soluzioni e a non essere quasi ricattati da quello che ormai è conosciuto da tutti come il vendor lock-in, quello che poi impedisce a un'organizzazione di comportarsi in modo secondo le proprie scelte, in modo autonomo, e invece doversi riferire sempre agli stessi sistemi integrator o vendor. Noi siamo considerati veterani del cappello rosso perché collaboriamo con Red Hat, siamo partner Red Hat dal 2005. Se avete visto la slide prima di Vittorio, nel 2005 ancora non c'era neanche JBoss. Noi abbiamo iniziato proponendo Linux, RHEL. La gente ci guardava un po', dice no, Linux è nel mondo enterprise, siete matti, qua abbiamo Unix, Digital, chi si ricorda, no? E noi invece piano piano abbiamo seguito l'evoluzione che ha subito in modo positivo Red Hat, avete visto quante milestone di successo ha avuto Red Hat, noi l'abbiamo seguita per quanto riguarda le competenze e quindi dalla parte platform ci siamo spostati via via, sempre prima sulla parte middle, e adesso siamo uno dei 5 premier partner italiani e il primo e forse l'unico specializzato nella cloud infrastructure. E questo per noi è un obiettivo che ci eravamo proposti, un risultato che ci permette poi di continuare la collaborazione sia con Red Hat che con i nostri clienti. Nostri clienti che, come vedete, sono molti, se riuscite a cogliere, sono molto distribuiti. Abbiamo clienti sul mondo telco, sul mondo finance, ma anche sulla pubblica amministrazione, e molti dei nostri clienti sono a loro volta system integrator, perché noi siamo un system integrator abbastanza specializzato, verticale, e quindi molte volte facciamo partnership con grandi system integrator che danno una visione più completa delle soluzioni che devono essere poi offerte ai loro e ai nostri quindi clienti. Adesso volevo parlare un attimo di trasformazione e innovazione per introdurre brevemente quello che stiamo facendo. La prima cosa che ci viene in mente è la trasformazione è complessità. C'è una risposta che è abbastanza scontata. La risposta è sì, la trasformazione, soprattutto quando è indotta dall'innovazione, introduce vari livelli di complessità. Inoltre, se sto innovando, non ho punti di riferimento. Se innovo, non ho nessuno davanti. Quindi diventerò io il caso di successo di qualcun altro, oppure se non riesco a fare le cose bene divento il caso di insuccesso, però in ogni caso sono io che apro la pista, e questo è pesante, è difficile. Non a caso avete visto che nella slide di Vittorio in questo momento
il 10% della spesa è fatta per i nuovi paradigmi. Perché? Perché è un percorso che non è semplice da affrontare, soprattutto se si è soli. Però qui potete capire che non si è soli. Però torniamo alla complessità, ai livelli di complessità. Noi abbiamo individuato almeno 4 livelli di complessità. Complessità di tipo organizzativo, una trasformazione induce una trasformazione nell'organizzazione. Tecnologica, e qui siamo qui per questo, perché la trasformazione tecnologica avviene anche in queste sedi. Ma soprattutto il mindset, la mentalità. Devo cambiare il modo in cui penso. E soprattutto, se voglio innovare, devo essere veloce, perché altrimenti qualcuno innova prima di me e non innovo più. E tutte queste sono problematiche che introducono complessità. Ce n'è qualcuna che mi sono dimenticato, che mi viene in mente di fondamentale, secondo noi, nel processo di trasformazione, una cosa che sono le competenze quando innovo è difficile reperirle, perché proprio perché sono nuove, non ho nessuno che può farmi da guida e nessuno che può darmi, o meglio, pochi che possono darmi queste competenze. Ma allora come facciamo ad acquisire queste competenze? Beh, in prima istanza arruoliamo dei partner tecnologici, che molto spesso l'innovazione viene stimolata dalla tecnologia. Quindi arruoliamo dei partner tecnologici. Parte, insieme a Red Hat, ha pensato una proposizione di competence center specializzati al supporto del cliente. Questi competence center possono essere erogati come servizi presso il cliente, dando continuità di supporto, o in remoto, dando la completezza delle competenze che ci unite sia del vendor che nostre, e questo aiuta il cliente nel processo di trasformazione, dando una visione tecnologica della soluzione. Però non basta, perché, come abbiamo detto, nella trasformazione io ho bisogno di essere rapido, e soprattutto se ci riferiamo alla pubblica amministrazione, come IMED è pubblica amministrazione, spesso gli strumenti di procurement della pubblica amministrazione non sono così agili, non riusciamo. Allora noi, come partner di vari sistemi integrator, ma anche come sistemi integrator, dobbiamo anche muoverci sul fronte contrattuale, e quindi noi abbiamo degli strumenti che attualmente sono a disposizione delle pubbliche amministrazioni, sui quali noi siamo presenti: il MEPA per la parte di acquisizione diretta, ma anche con le partnership con i vari sistemi integrator che gestiscono delle convenzioni, che sono, nel nostro caso, siamo Cloud Enabler per Telecom sul contratto SPC Lotto 1, ma anche sulle altre convenzioni come SG Lotto 1, e questo per fornire anche gli strumenti contrattuali per poter avere queste competenze. Però qui qualcuno potrebbe dire: sì, vabbè, ma se io le competenze le noleggio, le compro sempre all'esterno, sto da capo a 12, non riesco a farle mie. Il compito di noi partner tecnologici non è quello di fornire consulenza, è quello di accelerare l'acquisizione di competenze da parte del cliente finale. Se vogliamo l'acquisto di competenze tramite un partner o un vendor è come l'acquisto di una casa. Io inizialmente non ho il capitale per acquistare casa, chiedo un mutuo. Poi questo mutuo lo ripago alla banca con una rata che inizialmente è fatta di interessi quasi completamente, e la quota capitale è molto bassa. A mano a mano che passa il tempo, la quota capitale aumenta e la quota interessi diminuisce. Bene, la competenza interna può essere vista come la quota capitale, la competenza esterna come la quota interessi. Il compito di un partner come Partech è quello di accelerare la quota capitale all'interno della rata, e quindi di trasferire competenze, non di mantenere le competenze al proprio interno, ma di trasferire al cliente, in modo tale che il cliente possa poi essere autonomo e governare le proprie scelte
indipendentemente dalla nostra presenza, anzi a un certo punto noi potremmo non servire più oppure spostarci su un altro fronte di innovazione. Adesso introduco il progetto brevemente. Il progetto nasce da un'indicazione molto forte che Agit ha fatto nel piano triennale, che è il polo strategico nazionale. Noi siamo convinti, ma credo INAIL anche nel suo piano, che poi ha fatto suo, che per essere polo strategico nazionale verso altri bisogna prima essere polo strategico verso noi stessi. Una enterprise, sia pubblica che privata, ha un insieme di clienti interni che sono tra di loro molto differenziati. Come vedrete poi c'è un luogo comune per cui INAIL si pensa che faccia solo alcune cose. Vedrete che ha uno spettro variegato di servizi che deve implementare verso se stessa per il cittadino, ma questo vale per qualunque grande enterprise. Quindi la prima trasformazione serve a poter gestire la diversità interna. E questo si fa esattamente come se volessi gestire la diversità verso l'esterno. È il primo passo. Se vinco verso me stesso, sono pronto per andare verso l'esterno. Come ha deciso di procedere INAIL in questa trasformazione? Adottando OpenShift come piattaforma tecnologica e utilizzando questo come acceleratore, ma non solo un acceleratore tecnologico, un acceleratore che dovrà poi dare impulso a tutte quelle tematiche che abbiamo visto, organizzative e così via. E ha scelto poi Red Hat e Partech per il supporto iniziale alla corretto governo di questa tecnologia, a dominare questa tecnologia e riuscire poi nel suo percorso ad arrivare dove si è prefissa di arrivare. Noi quindi ci permettiamo di considerarci gli acceleratori delle competenze. Allora, OpenShift è l'acceleratore tecnologico, noi siamo gli acceleratori di competenze. E in questo cerchiamo di supportare le pubbliche amministrazioni, ma in generale le grandi organizzazioni, in questo processo. Io ho finito, adesso introduco il prossimo speaker, che è Paolo Guidelli, il coordinatore generale per la consulenza per l'innovazione tecnologica di INAIL. Io vi auguro il buongiorno, vado in continuità con chi mi ha preceduto e cercherò di accompagnarvi attraverso il percorso che ci ha portato fino a essere su questo palco oggi a condividere la nostra esperienza. INAIL molto spesso è conosciuta come l'ente assicurativo, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali. Negli ultimi anni le missioni dell'Istituto e le responsabilità che gli sono state affidate sono aumentate a dismisura e ora ci troviamo di fronte a una pletora, ho cercato più o meno di raccogliere in questa slide, una pletora di utenti ed esigenze che sono le più differenziate e abbastanza complesse da risolvere. Questo ha consentito di fortificare il nostro spirito innovativo presente all'interno dell'Istituto da sempre. Un esempio di questo spirito è rappresentato dai ultimi due piani triennali, dove quello del 2014-2016, che non sono più piani a scorrimento, ma hanno un orizzonte temporale ben preciso nel quale si definiscono quelli che sono gli obiettivi che vogliamo perseguire. Quindi quello precedente, 2014-2016, serviva per definire l'organizzazione, i processi, l'infrastruttura atta ad abilitare la trasformazione generale digitale che l'Istituto sta compiendo e sta guidando con il piano 2017-2019. Il faro che ci guida non è altro che l'immagine del piano 2017-2019. Talmente innovativi all'interno dell'Istituto, abbiamo fatto più o meno sempre innovazione, ma questa volta abbiamo deciso di definire un programma che si occupa solo ed esclusivamente di Open Innovation. L'unico vincolo che ci è stato dato è quello di essere particolarmente pragmatici, cioè le cose devono essere fatte perché servono e massimo grado di libertà sulla soluzione, a patto di essere veloci, agili e responsivi. Per fare questo abbiamo attivato tre canali di comunicazione, quindi una forte attenzione a quelle che sono le esigenze dei nostri utenti, sia interni che esterni dell'Istituto, una forte attenzione a quello che è il mercato dell'ICT, quindi stiamo facendo scale continuamente, cerchiamo di capire quali sono le tecnologie abilitanti,
sia parlando con start-up piuttosto che con mega venture enterprise. Il terzo canale, che è altrettanto importante, facciamo parte in maniera proattiva di tutte quelle reti di innovatori che ci sono nel paese Italia. Ripeto, l'obiettivo è quello di essere estremamente pragmatici. Programma che nasce nel 2017, ovviamente non nasce da zero, però vede già una serie di strumenti e di nuove tecnologie analizzate, implementate e messe in produzione. Ci siamo già occupati di intelligenza aumentata, ci siamo già occupati di IoT, ci siamo già occupati di blockchain. Non sono questi gli argomenti del contesto di oggi. Quindi vediamo perché l'INAIL si trova in questa situazione. Abbiamo fatto un'analisi di quello che è il nostro patrimonio informativo. Le nostre applicazioni, esattamente come sono state presentate dai vari casi di cui mi ha preceduto in questa mattinata, si trovano nella situazione della parte sinistra di questa slide. Quindi le nostre applicazioni sono monolitiche a tutti gli effetti, funzionanti e funzionali a quelle che sono le nostre esigenze. Però ci siamo trovati in un momento in cui dovevamo fare una valutazione se continuare a portare avanti questo patrimonio informativo e come. Analisi econometriche e opportunistiche ci hanno detto che non conveniva più procedere con sviluppi sulla architettura che avevamo in casa. Quindi ci siamo messi a tavolino, abbiamo studiato, abbiamo verificato cosa offriva il mercato, quali erano le potenzialità che potevamo portarci a casa, e abbiamo fatto una serie di scelte. Una serie di scelte alle quali abbiamo applicato la metodologia del programma di Open Innovation. Una metodologia che per noi è estremamente importante, avvincente, ma che ci consente anche di rispondere a quelli che sono i problemi della trasformazione digitale, dell'innovazione in particolar modo, che sono stati presentati in precedenza. E cioè, come operiamo? Operiamo attraverso una POC all'investimento del vendor. Quindi, noi somministriamo un caso d'uso, questo ci deve essere risolto con una particolare tecnologia. Una volta che viene risolto, facciamo un check, controlliamo se effettivamente quanto è stato fatto in questa POC soddisfa le nostre esigenze. A questo punto subentra INAIL con i propri investimenti per trasformare, nel caso che venga accettata questa soluzione, in pilota e quindi poi nella ingegnerizzazione delle varie soluzioni. Perché abbiamo fatto questa scelta? Questa scelta è fondamentale perché a seguito della POC noi, tramite la realizzazione del pilota, abbiamo tutto il tempo per poter operare sugli altri filoni che non sono prettamente tecnologici, ma sono essenzialmente culturali e organizzativi. L'innovazione non si fa se non si tengono in considerazione questi vincoli a contorno. Allora, a questo punto cosa abbiamo fatto? All'interno della POC non abbiamo fatto altro che coinvolgere un po' di attori, perché sì, doveva essere veloce, e quindi abbiamo dato un mese di tempo ai nostri interlocutori, che hanno avuto 3 settimane per predisporre gli annunci e 1 settimana per mostrarci le evidenze delle soluzioni che erano state realizzate. E questo dando l'impasto una delle nostre applicazioni, abbastanza piccola, così com'era. Quindi, comprendendo se era contenerizzabile un'applicazione monolitica così come si trovava in esercizio. Quindi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che coinvolgere tutti questi soggetti che hanno aderito e hanno voluto investire per presentarci le proprie soluzioni per realizzare tutto questo. Le 3 soluzioni che abbiamo analizzato per le presenti in questa slide, al termine dell'esperienza abbiamo deciso di procedere con OpenShift di Red Hat. Il mio percorso termina qui, perché io sono il responsabile dell'Open Innovation all'interno dell'istituto, quindi il mio lavoro è terminato e passo la palla agli altri soggetti che si devono occupare delle 2 fasi successive del progetto, quindi in termini di pilota e in termini di ingegnerizzazione delle soluzioni. Quindi non mi resta altro che salutarvi e passare la parola a Antonio Tommaso. Salve a tutti.
Io sono Antonio Tommaso, Antonio è il nome, come si cognome, non detto tanto tempo. Anche se in contesti familiari sono conosciuto come il papà di Silvia, quindi questo mi aiuta a risolvere problemi di presentazione. Dunque, io mi occupo di introdurre pratiche DevOps in istituto riguardo lo sviluppo del software, naturalmente, cioè di costruire un vestito adatto a noi. Qui hanno riassunto il mio grado come DevOps Evangelist. E vi volevo far vedere così, per sintetizzare le questioni di cui mi sto occupando in questo momento, vi volevo presentare l'idea che sta a fondamento adesso del mio lavoro. Cioè l'Istituto ha deciso di riscrivere una parte significativa del suo software, che è quella che gestisce l'erogazione delle prestazioni sia economiche che sanitarie agli assistiti, cioè ai cittadini che hanno subito un infortunio o che hanno una malattia professionale, hanno pensato di riscriverlo in ottica microservizi. Sostanzialmente la terza figura, quella che sotto c'è scritto oggi, rappresenta la nostra realtà di oggi, delle due applicazioni monolitiche nate logicamente un bel po' di tempo fa, che gestiscono una la parte economica e un'altra la parte sanitaria. E abbiamo deciso di andare verso il casino, cioè così insomma molti percepiscono il cambiamento che stiamo provando ad introdurre, cioè a spostarci verso una realtà di un modo di pensare all'applicazione che sia più idonea a gestire un cambiamento sempre più frequente. La vera novità che esiste, che è sempre più vera da un po' di tempo a questa parte, è la frequenza del cambiamento e la difficoltà che le applicazioni hanno a andare dietro al cambiamento. Ieri proprio una pubblica amministrazione, che usa anch'essa la piattaforma OpenShift, un po' più grande di noi, ci parlava di tre change, di tre deploy quotidiani, no? Che gestisce nel suo sistema. Chiaramente tempo fa lessi di Amazon che misurava la frequenza del cambiamento in secondi. Ora noi non facciamo cambiamenti in secondi, anche se tre cambiamenti al giorno sono un bel numero, no? Per come siamo fatti noi adesso. No? Per come siamo fatti adesso in questo momento io non credo che saremo in grado di gestirli. Ma dobbiamo prepararci a gestirli. No? E quindi questo è il motivo dell'innovazione. Cioè vogliamo costruire un sistema software che abbia il cambiamento come dato di fatto, cioè che è scritto per cambiare e non per rimanere così com'è, no? Fin da subito, che sia accogliente nei confronti del cambiamento, che percepisca il cambiamento come un'opportunità e non come un turbamento all'ordine costituito. Perché il rapido cambiamento è diventata una realtà e il nostro software ci somiglia, cioè se noi non siamo come organizzazione recettiva rispetto al cambiamento, è difficile che noi riusciamo a produrre un software che non ci somigli, no? Lo faremo come siamo noi. Quindi pensare di costruire un software del genere significa pensare di cambiare noi stessi. Quindi dobbiamo costruire qualcosa, come dicevo prima, pensato fin da subito per adattarsi velocemente alle esigenze del business e anche alle esigenze dei cittadini. Perché se è vero che esistono realtà di cambiamento più dinamiche e altre meno dinamiche, è vero anche che i cittadini che direttamente o indirettamente tramite un operatore di sportello che serviamo con il nostro software esistono, utilizzano anche loro dash button di Amazon, cioè hanno acquisito dal mondo circostante delle abitudini che vogliono trovare anche attraverso utilizzando i nostri servizi. Quindi sono loro stessi e non solo il nostro business che ci spinge a cambiare. Vogliamo, come dicevo prima, che il cambiamento sia percepito come un'opportunità e non come un turbamento. Questa cosa si traduce nel fatto che il cambiamento deve essere qualcosa di atteso. Operation deve attendersi il cambiamento e quindi deve prepararsi continuamente al fatto che ciò che sta gestendo cambierà, come quando uno si prepara a ricevere un bambino in casa propria.
9 mesi di preparazione, no? Poi viene qualcosa che cambia la vita, ma è comunque qualcosa di atteso, non qualcosa di subito. E OPS, che è la parte che subisce il cambiamento, che è la parte che si lamenta di più del cambiamento, giustamente, delle volte ho assistito a discussioni, riunioni, no? Quando ho saputo che volevamo cambiare una certa parte del nostro software, una persona ha detto: ma proprio ora lo volete cambiare, siamo riusciti finalmente a renderla stabile, no? Finalmente funziona, no? Adesso la cambiate. Uno può interpretare queste frasi come un freno al cambiamento, ma da un altro punto di vista esprimono una preoccupazione giusta, cioè quello che tu cambi ha influenza sulla mia vita, sul mio modo di lavorare, quindi io in un certo modo lo devo accettare, devo partecipare al cambiamento, devo fare in modo, no, che quello che sto ricevendo è qualcosa che in qualche modo sento mio, che ho definito, no? E io non ho mai sentito nessuno parlare male di una cosa che ha fatto lui. Di solito si parla male di cose che fanno altri. Di solito in ambienti, anche ieri si sentivano le persone che, di altre amministrazioni, insomma, che parlavano di, succede anche nella nostra amministrazione, che parlavano di persone dell'ambiente OPS che dicevano che il software, il problema vero è che il software che veniva rilasciato in un ambiente fa schifo. Evidentemente non l'hanno scritto loro, se no avrebbero detto che si può migliorare, si può, no? Non avrebbero usato questo. E d'altra parte chi sviluppa non si fida moltissimo dell'infrastruttura che poi dovrà reggere, no? E quindi si difendono uno con l'altro. Quindi è indispensabile che gli operation partecipino al cambiamento. Prima si diceva, veniva detto all'inizio, no? Che il problema vero che noi abbiamo oggi è che noi andiamo verso un mondo di cui non abbiamo esperienza. Noi lavoriamo in un certo modo, no? Abbiamo costruito negli anni dei silos, c'è gente anche al nostro interno innamorata dei silos che ho costruito, perché andare a modificare un silos è come se ti toccasse il figlio, cioè ti dicessi che tuo figlio potevi farlo meglio, no? E quindi come si fa a toccare e andare verso un mondo sul quale fondamentalmente non si ha esperienza in termini di processo, non solo in termini tecnologici? Io qua ho strutturato i passi in questo ordine, cioè per me è importante l'ordine, perché di solito non si segue questo ordine, almeno anche noi in passato e in altri contesti non abbiamo seguito questo ordine, ma siamo partiti dalle best practices, quindi abbiamo costruito un vestito che forse andava bene per chiunque. E quindi abbiamo cercato di farcelo andare bene anche a noi, no? Secondo me un processo di cambiamento non può non partire dalla conoscenza di quello che siamo. E quindi se dobbiamo passare da un mondo in cui compriamo monoliti a un mondo in cui compriamo user stories, perché questo è, noi non siamo abituati a comprare user stories, no? Non siamo abituati a fare change, è così di frequente, no? Non siamo abituati a orchestrare servizi, non vediamo a livello di operation e user stories. Se è vero che operation deve abilitare il business, allora il business lo deve vedere. Se il business ha delle funzioni di business, che poi sono servite dalle user stories che noi implementiamo, questo viaggio delle user stories verso l'operation un po' si perde, cioè alla fine chi gestisce l'operation non riesce più a vedere il business, ma si preoccupa fondamentalmente del fatto che i componenti girino in ambienti stabili. È una preoccupazione buona e giusta, ma non è quello lo scopo per cui noi esistiamo. E operation deve vedere lo scopo per cui noi esistiamo. Quindi, la prima cosa è far emergere i bisogni. Partiamo con lo sviluppo, cominciamo a seguire questi user stories dal viaggio che fanno quando entrano nei nostri sistemi e cominciamo a far emergere i problemi che nascono da come siamo. Far emergere i problemi e poi occupiamoci di risolverli, no? Perché molte volte le soluzioni tecnologiche arrivano prima a dare risposte a domande che nessuno si fa. È importante dare la risposta giusta a una domanda che viene fatta al momento giusto, no? Un po' con i figli succede, no? Che non diamo le risposte ai nostri figli a domande che i nostri figli fanno ai loro amici di solito, no? No, quindi le nostre risposte sono risposte a domande che nessuno si fa. Quindi, creando partnership con gli outsourcer,
Questa è una cosa importante, cioè voglio dire che così come deve Ops non devono difendersi l'uno dall'altro, allo stesso modo noi che lavoriamo con i nostri outsourcer non ci dobbiamo difendere con i contratti l'uno dall'altro, cioè i contratti che noi scriviamo non sono fatti per proteggersi l'uno con l'altro, no? Ma per lavorare insieme, per condividere responsabilità. Questo non è soltanto un proposito, vuol dire che alla base di una partnership non c'è solo il fatto che non scrive partnership nel contratto, ma c'è un fatto umano che uno si fida dell'altro, cioè che noi ci fidiamo dei nostri outsourcer e che i nostri outsourcer si fidano di noi, perché l'obiettivo è comune. E poi alla fine guardando le best practice, naturalmente, perché c'è chi ha esperienza, chi ha maturato esperienza, chi ha costruito vestiti per mondi diversi dai nostri e comunque qualche, uno sguardo, no, alle best practice ci aiuta a ritarare ciò che è il nostro vestito per quelle che sono le nostre differenze. Un problema, e con questo chiudo questa velocissima introduzione, meno veloce di quanto potrebbe essere, e riguarda, ho detto dell'importanza della centralità che la componente Ops deve avere nella creazione di nuovi processi per la gestione e deploy di applicazioni e servizi. In quest'ultima slide mi occupo invece della componente Dev, che è una cosa che ho visto, è la difficoltà che spesso ha la componente Dev di muoversi all'interno di una struttura come la nostra per capire come orientare il sviluppo. È un problema anche a volte di conoscenza, cioè è fondamentale assicurarsi che la conoscenza sia disponibile a tutti. Molte volte noi produciamo una marea di documentazione corretta dei servizi che rilasciamo, molto poco letta e molto poco utile a livello operativo. No? E ci siamo accorti che, partecipando a varie riunioni che si discutono gli stessi temi in contesti diversi, e ci è sembrato utile individuare qui quello che ho chiamato un pattern language, cioè un insieme di pattern che di fatto costituiscono una specie di framework, a volte è proprio un framework, sulla quale poggiare i nostri servizi, che definiscono per esempio le modalità con le quali i servizi si parlano tra loro, le modalità con cui si autentica, e cose del genere, no? Sono come dei punti fissi ai quali le persone che sviluppano devono guardare, possono riferirsi, per avere delle certezze in un mondo molto meno certo di quello in cui si sviluppavano i monoliti, per iniziare con fiducia il loro lavoro, essendo certo di trovare un ambiente che accoglierà il lavoro che stanno facendo. Questo approccio non si applica solo alle riunioni, è un modo di documentare le riunioni, ma è proprio, come dicevo prima, un supporto a chi sviluppa. Cioè costruire, per chi si presenta a costruire servizi, un piccolo insieme di certezze, piccolo grande, poi vedremo, che raccoglierà l'esperienza per gli sviluppi futuri. L'obiettivo primario di tutto questo è evitare di creare isole di conoscenza, in cui tutto è certo in un mondo piccolo. Ma fuori da quel mondo piccolo tutto ignoto. Questa diffusione di conoscenza, secondo noi, speriamo, che stiamo creando con gran fatica, insomma, aiuterà a costruire delle applicazioni più vicine alle esigenze del business e alle esigenze dei cittadini per i quali esistiamo. Grazie. Sono Anna Zappa e appunto in questo momento, da novembre 2017, sono responsabile dell'ufficio esercizio infrastrutture della direzione digitale di INAIL e quindi sono un attore, una pedina di questo processo di trasformazione molto importante, nel senso che, come ha raccontato Livelli, sono state fatte poco, è stato scelto, però adesso è il nostro compito realizzare quello che abbiamo ideato. E la consulenza tecnologica, appunto, di innovazione tecnologica di INAIL ci accompagna, e i partner tecnologici sono un attore per noi imprescindibile in questo momento, sia questi, diciamo, strettamente dedicati a questa tecnologia come la stessa Red Hat o parte, sia i, diciamo,
gli integratori, diciamo i partner tecnologici che oggi ci aiutano a progettare questi nuovi ambienti. Quindi INAIL sta facendo questo percorso attraverso un teamwork molto spinto con il mercato. Faccio una premessa: io è vero che mi occupo di infrastrutture, ma vengo da una formazione prettamente, diciamo, applicativa funzionale. Sono stata per anni quella che ha traghettato grossi sistemi informativi all'esercizio, vivendo una fortissima, diciamo, partnership con il mondo di business per cui realizzavamo soluzioni. Quindi penso nessuno più di me ha vissuto gli spunti che provengono dall'introduzione di queste tecnologie con maggiore interesse, con maggiore curiosità. Perché? Perché poter soddisfare in maniera, tra virgolette, veloce, sicura, delle esigenze di business sempre più pressanti, perché gli utenti ormai sono abituati a confrontarsi con soluzioni nel loro quotidiano, quindi se lo aspettano anche dalle procedure amministrative che devono seguire. Ecco, poter soddisfare questa esigenza per me era un obiettivo primario, e conoscevo, perché ho attraversato il mondo applicativo a quello delle operation, conoscevo la complessità che si deve affrontare, sostanzialmente abbiamo affrontato nella conclusione dei data center, diciamo, degli ultimi 10 anni. E allora mi sono posta questo interrogativo. Innanzitutto, ok, le operation devono stare a bordo, ma come devono stare a bordo? Questo nuovo paradigma che è stato introdotto sostanzialmente, questi nuovi container che magicamente, no, ti abilitano lo sviluppo di nuove soluzioni, la messa in esercizio di nuove soluzioni, vengono viste, rischiano di essere viste dal mondo operation con un certo sospetto, no? Perché aprono anche ai famosi applicativi tanto temuti, aprono delle porte, gli consentono flessibilmente, insomma, di toccare. Quindi le operation si hanno avuto, in una mia precedente, diciamo, esperienza, perché vengo da un'altra realtà, sempre nel ruolo di, diciamo, di infrastrutture, vivono dal mondo infrastrutturale, vivono un certo sospetto l'introduzione di questi nuovi strati. Perché? Perché non possono più, non si può più creare questa netta separazione tra il mondo dello sviluppo applicativo e il mondo famoso dei sistemisti. Ed io cosa ho visto? Ho visto anche il tentativo, diciamo, la reazione di dire: va bene, io mi arrocco sulla difesa, diciamo, sulla posizione dell'hardware, quindi mi occupo soltanto della parte infrastrutturale. Perché? Perché tutto questo nuovo contesto ancora lo guardo con un certo sospetto, tanto avrò dei tempi, diciamo, perché la trasformazione seguirà un modello bimodale in cui comunque continuerò a gestire anche gli ambienti tradizionali, e quest'altro lo lascio un po' da parte, perché sarà appannaggio magari di gruppi nuovi, di skill nuovi, e le operation potrebbero rimanere in attesa. Io a questo non credo, non ho creduto, non credevo nella mia precedente esperienza, e in realtà sto cercando di fare invece un percorso completamente diverso, cioè dire: le operation hanno tutta una serie di competenze, proprio perché sono state abituate a gestire una complessità molto forte e a rincorrere il business per assicurare ai nostri colleghi alternativi comunque di andare in esercizio, anche in condizioni non sempre ottimali. Quindi hanno questa propensione al servizio e hanno tutte le conoscenze per crescere e quindi stare a bordo di questa trasformazione, impadronendosi di tutte le conoscenze necessarie a governare anche questo nuovo mondo, dove non esiste più questa netta separazione, no, tra quello che fa il mio collega applicativo, che mi fa il mio rilascio del pacchettino che io devo deployare. Ma si lavora molto insieme, molto molto insieme. Quindi sostanzialmente sicuramente anche lo strato open ship, ma proprio la voglia di assicurare il servizio, cioè assicurare l'erogazione del servizio e avvicinare e aiutare il mondo di
business a sfruttare la tecnologia al meglio, la scommessa che vorremmo vincere è quella di dire le operation gestiscono l'intero stack tecnologico, quindi fino sostanzialmente ai container, partecipando a tutti i passi che, di sviluppo, di impostazione, di disegno, dal dato al microservizio, che praticamente i gruppi applicativi devono svolgere per realizzare le loro soluzioni. Quindi di fatto cambiando completamente quello che è stato per anni, specialmente in alcuni contesti, una separazione. Io mi metto a disposizione le macchine e mi fermo lì, non mi impiccio di come tu stai sviluppando la tua applicazione, salvo poi rincorrerti quando tu la devi far girare sulle mie infrastrutture. Quindi la scommessa qual è? È quella di riuscire a affiancare il processo produttivo delle soluzioni. Come però? Affrontando, come è stato detto in più occasioni in precedenza, affrontando e strutturandoci per un cambiamento, perché è un cambiamento di pelle dell'intero team che segue questa evoluzione e l'introduzione di questi nuovi paradigmi. Che cosa ci preme, perché lo stiamo vivendo in questo momento in maniera molto significativa? Ci preme sottolineare come questo percorso si potrà fare se decidiamo di creare dei team misti, definendo delle responsabilità e adottando degli strumenti condivisi. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che scardinare sostanzialmente, no, il modo di operare precedente, in cui quasi se un applicativo aveva una chiave per manomettere, diciamo, i miei middleware, come è possibile? È possibile soltanto creando un clima di fiducia. Un clima di fiducia, però, che cosa si può basare? Sul fatto che mi sono dotata di strumenti che abilitino la fiducia, non è una fiducia cieca, no? Quindi che cosa devo fare? Devo adottare sicuramente degli strumenti condivisi, questo è sicuro, cioè parlare sostanzialmente la stessa lingua, garantirmi il più possibile dagli errori umani. Quindi come posso fare? Questi strumenti devono cercare di ridurre il più possibile la manualità, quindi deploy il più possibile automatizzati, test il più possibile veritieri, diciamo significativi e completi, e soprattutto quello su cui stiamo ragionando per darci poi le soluzioni adeguate, la possibilità sempre di tornare indietro. Cioè sembra una banalità, perché in realtà è un'esigenza che è sempre esistita di poter fare il rollback. Ma in questo contesto dove la velocità, diciamo, è un driver importantissimo, fa un po' la differenza rispetto al passato, se devo essere veloce, devo però anche essere sicura che non sono incosciente, che se sbaglio devo tornare indietro. E quindi devo creare un sistema, diciamo un paracadute, una rete che mi consenta di sicuramente percorrere questa strada, questa, diciamo, autostrada che la tecnologia mi mette a disposizione, ma con tutti gli airbag necessari. Quindi le operation in INAIL vogliono accompagnare essenzialmente il cambiamento, vogliono, senza sottovalutare l'importanza quindi di questi supporti, e non trascurano le insidie che comunque l'introduzione di queste nuove tecnologie comportano. Cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente avremo a disposizione soluzioni che ci abilitano, ci facilitano, quindi tutto più fluido, tutto più semplice, ma e potremo anche essere sicuramente, come dire, bravi ad acquisire queste tecnologie. Ma una cosa sicura è che a fronte di un problema ci si trova a gestire una complessità sicuramente diversa, quantomeno diversa, se non più alta di quella a cui eravamo abituati, fosse solo per il fatto che avevamo consolidato, no, delle conoscenze molto, molto solide. E quindi che cosa ci siamo in qualche modo detti? Ci siamo detti che probabilmente, e qui tornano due concetti
che già sono stati citati. Tornano la necessità di avere un po' una marcia in più che va in due direzioni essenzialmente. Uno è un discorso di strumenti, e negli strumenti ci metto anche i partner tecnologici abilitanti. Degli strumenti che creino trasparenza, oggettività, e qui tra tutti ho citato il monitoraggio come imprescindibile sostanzialmente strumento che deve consentire poi di fare una diagnosi incontrovertibile in qualche modo e di indirizzare la soluzione. Ma ancora di più, e questo è un po' la sfida, la marcia in più che ci dobbiamo dare riguarda le competenze. Quindi torna il tema delle competenze. Perché? Perché il cambiamento di passo, a nostro avviso, passa da una pluridisciplinarità del profilo professionale del sistemista che opera anche nell'operation, cioè da una visione a cui siamo stati abituati, che verticalmente presidiava gli stack tecnologici che costituivano la nostra infrastruttura, oggi sarà sempre più vincente e indispensabile nelle organizzazioni avere qualcuno che riesca a camminare, diciamo, attraversare tutti gli strati con una vista d'assieme completa. Una vista d'assieme completa che, avendo accompagnato peraltro tutto lo sviluppo della parte applicativa, è in grado anche sostanzialmente di vedere quello che eventualmente la logica applicativa che sta girando nella mia infrastruttura sta determinando come fault, come rallentamento, come caduta della performance. Quindi figure che escono dalla verticalità della loro specializzazione e acquisiscono anche attraverso gli strumenti, io tra tutti cito il monitoraggio perché ci sono degli strumenti di monitoraggio che oggi mi fanno spaziare l'intero pila da come gira la singola query a come reagisce la rete o il firewall, ecco, che sappiano leggere, perché sanno leggere quegli strumenti, perché hanno una visione d'assieme. E quindi, per chiudere un po' l'intervento e il messaggio che ci sentiamo di dare anche come pubblica amministrazione che sta percorrendo questa nuova strada, quello su cui dobbiamo sicuramente investire è la formazione di mentalità nuove. Io non credo che sia tanto una questione di capacità, perché le capacità ci sono tutte a bordo. Si tratta di investire in una direzione diversa rispetto alla focalizzazione, perché poi quando c'è bisogno magari della spintissima, diciamo così, conoscenza, ci sono sempre comunque partner di mercato disponibili, ma il 98-99% dei casi può essere sufficiente all'interno delle organizzazioni una vista completa, approfondita e ragionata, maturata, portando avanti i progetti insieme col business. Io ringrazio Inail, chiedo un applauso per i nostri relatori. Comunque noi siamo a disposizione qui tutta la mattina per eventuali chiarimenti, domande che voi voleste fare. Grazie. Grazie Gianluca, grazie ai nostri ospiti di Inail.